E siamo al Moto Days 2013, siamo allo stand ufficiale della Polizia di Stato con la funzionaria. Sono Alessandra Pacifico, buongiorno, e sono qui allo stand della Polizia Stradale, siamo nel padiglione vintage e quest'anno la Polizia di Stato è presente con due stand, questo qui del padiglione numero 5, poi abbiamo al padiglione numero 3 uno stand dedicato alle moderne tecnologie, dove la Polizia Stradale illustra tutti i nuovi strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Abbiamo in esposizione una moto utilizzata dalla Polizia Stradale per i servizi d'istituto e una moto del team Ducati utilizzata dal nostro pilota delle Fiamme Oro che corre con la Ducati, Michele Pirro. Quindi un connubio. L'abbiamo ripresa prima, molto bellissimo. Quella da corsa, no? Con sì. Michele Pirro. Michele Pirro e una notizia: sabato mattina alle ore 12 ci sarà la presentazione ufficiale del nostro pilota Michele Pirro agli organi di stampa da parte del direttore dell'ufficio. Quindi una presenza importante della Polizia di Stato qui, anche perché quando si tratta di moto, quindi di strada, Polizia Stradale è una cosa delicata e importante. Io, se mi permette, ho letto alcune informazioni sugli incidenti stradali. In Italia a livello di automobili mi sembra sono diminuiti, mentre a livello di moto sono aumentati. E quindi insomma anche per le moto bisogna fare informazione e prevenzione per evitare. Proprio adesso rientro da un momento di incontro che la Polizia Stradale ha tenuto all'interno del padiglione 3, sicuramente in moto, un momento di condivisione con tutti gli ospiti del Moto Days per spiegare quali sono i principali comportamenti a rischio degli utenti della strada. Ovviamente parliamo di comportamenti che riguardano soprattutto i mezzi a due ruote, essendo qui al Moto Days una manifestazione dedicata ai motoveicoli. Stacca.